E ben ritornati a Stazione Letteraria. Che cosa Oh, siamo? Chi siamo? eccoci! Come chi? Ormai tutti quelli che ci ascoltano sanno benissimo chi siamo, però per chi si fosse collegato solamente adesso sulle frequenze di RadioGodò.it e anche sui vari social, ripetiamo che stiamo analizzando, ascoltando tutti i nostri ospiti in collegamento telefonico con le nostre domande, con i nostri perché anche sul fatto dei Sui loro perché limiti. della vita, Ah, guarda. esatto, visto che domani inizia ufficialmente l'estate e quindi siamo tutti più E oggi c'è gioiosi. stata la prima prova della maturità, cioè voglio dire, non da Esatto, poco, era ieri quando la meravigliosa, facevamo, eh. meravigliosa anche la scelta delle tracce, visto che è uscito Il giardino dei Finzi Contini, Poesia, cara poesia. poesia pura, C'è e poesia. poi la solitudine nel mondo dell'arte e della letteratura. Anche Quindi, bello dal punto di vista storico la questione Aldo Moro, perché le persone dovrebbero approfondire e vedi, capirne un po' di più. tu sei più sul politico, io sono più invece sul No, a sentimentale, parte i questo. sentimenti, comunque sono nativa della stessa città di Aldo Moro, quindi in realtà ho un occhio di riguardo. Ma va Ecco. bene. Allora, abbiamo in collegamento con noi chi c'è? Chi c'è? Pronto? Pronto? Ciao Chiara! Oh, E ben ciao, ciao a tutti. arrivata! Allora, chi Grazie. abbiamo al telefono? Chiara Zerbini, la nostra super coach, ma in realtà non è una coach qualsiasi e lo scopriremo Che gran insieme. piacere di sentire Chiara, Hai guarda, io visto? ogni volta per me è una grande gioia perché vengo in radio e dico, ah, c'è Chiara che finalmente oggi mi tira sul morale e mi toglie lo Bravo, stress. sempre roba di qualità. Allora, Chiara è con noi per la nostra quarta puntata. Nella prossima puntata sarà direttamente qui di persona, quindi potrete preparare delle domande per lei. Che cosa fa Chiara? Chiara si occupa di, diciamo, non posso dire aiutare le persone, diciamo, dillo te cosa fai, Chiara, a parole tue. Allora, diciamo che affianco le persone nel raggiungimento dei risultati e in generale di un più alto livello di soddisfazione nella loro vita. E Questo è quello che faccio. perché Chiara ci telefona ogni mercoledì? Perché io ci tengo, in quanto lei può aiutare i miei autori emergenti a scardinare delle convinzioni che loro hanno e soprattutto portarli a migliorare per quanto riguarda la vendita del libro e la promozione di loro stessi. Esatto, sì, è una cosa che è emersa chiacchierando con te, Leonora, perché un giorno mi hai chiesto, così parlando dei tuoi autori emergenti, mi hai detto, ma secondo te come mai alcuni di loro riescono a promuoversi bene e altri fanno più fatica? Allora, possono esserci tante motivazioni. Sicuramente una delle motivazioni, che è anche una delle aree di intervento appunto del mio lavoro, riguarda le convinzioni. Cosa sono le convinzioni? Praticamente le convinzioni sono ciò che noi crediamo assolutamente vero riguardo a qualcosa. Non è solo un pensiero, non è solo penso questo a riguardo della tal cosa, è qualcosa di più intimo e profondo. Abbiamo convinzioni su tutto, sulle persone, sul mondo, su noi stessi, sui social, sulla vendita, su ogni argomento. Diciamo che le convinzioni sono la struttura di come noi ci rappresentiamo il mondo. E la realtà. Perché è importante capire quali sono le nostre convinzioni e perché è importante allinearle? Perché determinano le nostre azioni a livello più profondo. Vi faccio un esempio proprio per andare sul discorso degli autori. Gli autori emergenti, adesso dico una cosa che può sembrare forte, anche se assolutamente semplice, forse banale. Altro non devono fare che vendere il loro libro e vendere se stessi, cioè promuoversi. Ora, nel nostro paese soprattutto abbiamo una cultura un po' distorta anche riguardo alla vendita, perché la immaginiamo come qualcosa di negativo, squalificante, oppure pensiamo di non essere portati. Se abbiamo una serie di convinzioni non funzionali riguardo alla vendita, riguardo al nostro libro, riguardo ai social, riguardo al fatto di esporsi in pubblico, no? Perché ogni volta che mi propongo con un libro o con qualsiasi altro prodotto o servizio, in un qualche modo mi espongo in pubblico. Se abbiamo paura del giudizio, che anche quello è l'effetto di una convinzione, ecco che avrò da un lato la volontà, la voglia di promuovermi, di far sì che il mio libro funzioni e venga venduto, perché è vero che molti autori dicono scrivo per me stesso, è vero, però poi se lo pubblichi è perché vorresti che qualcun altro lo leggesse, se no lo terresti nel cassetto o nel tuo PC, nel tuo computer.
Quindi da un lato vorremmo promuoverci, vorremmo che il nostro libro fosse di successo, che avesse un seguito. Dall'altro però queste convinzioni possono frenarci. E quindi è un po' come essere appesi a due corde, no? Immaginate una che vi tira da una parte, una che vi tira dall'altra. Qual è la conseguenza però a questo punto se le convinzioni ci frenano? Cioè qualora insomma prevalga il fatto di... poi dobbiamo parlare anche un po' dell'autoconvincimento, perché quello secondo me è un ramo a parte, secondo me, poi chiedo a te. Però qual è il cioè qual è la conseguenza se le convinzioni poi ci frenano? Cioè non siamo così convinti di andare avanti in un progetto? Guarda, la questione non è tanto essere convinti, perché tutti noi siamo convinti o ci palesiamo convinti. Magari il problema è quanto le convinzioni poi ci influenzano, perché sicuramente Brava. Questo accade. Brava, allora le convinzioni ci influenzano su tutto. Il fatto è, la domanda è, le convinzioni sono allineate e di supporto alla mia voglia di promuovermi, promuovere il libro e avere un seguito, in questo caso appunto come autore? Perché la conseguenza, se no, qual è? Quella di avere un freno per lo più interno e quindi una resistenza fortissima che mi impedisce di fare film efficaci. Per cui devo fare, non so, devo andare a una certa presentazione, però quel giorno lì ho il mal di pancia, il mal di testa, non ci vorrei andare. Devo scrivere un post su Facebook piuttosto che, ma comincio ad avere un senso di disagio, non lo vorrei fare, tiro un po' indietro. Di solito si trovano le scuse, ci sono delle scuse, bravo, no? Ecco, bravo, cioè, per esempio anche bravo. Quando uno deve andare a correre, dai, lo dico anche io, quando devo andare a correre al parco dico vabbè no, preferisco stare sul divano e vedermi le partite dei mondiali e quindi perfetto, magari non ci vado, sono scuse. Esatto. Oppure quando vedi una piccola nuvola e dici pioverà, in realtà esatto, non piove, no? È tutto sereno, ma c'è una nuvoletta, ma pioverà, invece non piove. Infatti in quel caso, se tu invece di andare a correre alla fine vince lo star sul divano, è perché c'è un sistema di convinzioni interno che vanno in conflitto fra di loro e vincono sul fatto della tua voglia e volontà di andare a correre. Ed è qui anche il limite del volere potere, no? Perché volere potere se le mie convinzioni sono allineate con ciò che voglio. E come si supera questa fase? Cioè come si riesce a superare la fase delle scuse? Guarda, complicato. È complicato, ma non è impossibile, attenzione, cioè, al massimo esatto, è complesso, perché comunque andare a scardinare vecchie convinzioni... No, perché mi incuriosisce saperlo adesso, voglio sapere come perché ovviamente si può fare. Scardinare vecchie idee che si hanno di un lavoro, di una determinata cosa, comunque è difficile, però se Chiara ci dà, appunto Chiara è qui per aiutarci da supporto, ci dà tipo un po' di piccole regole, un po' di basi, noi ovviamente riusciamo a scardinare quelle che sono le cose antiche e magari sostituirle con nuove visioni della vita. Il tag ufficiale è Chiara aiutaci. Sì, no, possiamo fare lo hashtag, è vero. Il tag ufficiale. Allora, guardate, purtroppo non esistono pillole o piccole regole, perché... esistono o quelle che in psicologia e psicoterapia vengono chiamate esperienze emozionali correttive, diciamo anche per cose magari un po' più gravi, oppure esistono dei protocolli di coaching. Mi dispiace, adesso qui vendo la mia professione, ma questo è perché è un lavoro piuttosto profondo, semplice, non necessariamente doloroso, perché la crescita personale non deve passare necessariamente attraverso l'andare a scavare nei nostri demoni e nelle nostre viscere per tirar fuori e per aprire le vasi di Pandora. Può essere un lavoro semplice, anche non banale, semplicemente semplice, che in qualche incontro si può fare, perché a quel punto lì è una questione di consapevolezza. Quando divento consapevole di cosa mi sta frenando e lo sostituisco con qualcosa che mi aiuta, senza snaturarmi, perché questa è la cosa più importante, allora ecco che vado veloce, vado senza sforzo. Questo è il concetto. Okay. E questo succede non solo per gli autori emergenti, io tratto proprio questa materia perché io invece adoro la vendita, sono convinta che siamo nati venditori, i bambini sanno vendere benissimo, poi a un certo punto ci insegnano e quindi sostanzialmente ci installano delle convinzioni riguardo a una serie di cose, alla vendita, alla società, a noi stessi, a quello che si deve fare, a quello che non si deve fare, e alla fine ci troviamo a essere guidati da un sistema che non è proprio nostro, perché
ci si è creato non consapevolmente. E come si può arrivare allora definitivamente all'autoconvincimento di qualcosa? Domanda da 100 milioni di euro proprio. Guarda, la possiamo tradurre più semplicemente se mi spieghi cosa intendi tu per autoconvincimento. Allora, io ho questa, adesso ormai... No, Federico ha un problema che ne parla a radio dopo, sì, esatto. Siamo due persone, non c'è problema. Autoconvincimento secondo me, poi chiediamo anche a quello che cosa pensa Eleonora su questo. Autoconvincimento secondo me è il fatto di provare a fare qualcosa che non si vuole fare in tutte, okay, in tutti i modi possibili immaginabili, ok? Sì. Ok, allora guarda, se per autoconvincimento intendi quello, può essere sicuramente una buonissima strategia cominciare a fare anche delle piccole azioni, cioè le convinzioni si possono modificare visto che si generano attraverso anche delle esperienze, quindi cose che ci succedono o cose che facciamo succedere e quindi azioni, possiamo modificarle anche con delle azioni, non necessariamente troppo grandi rispetto a noi, ma con delle veramente piccole azioni correttive. Faccio un esempio. Se io, prendo il tuo esempio Federico, tu vorresti andare a correre ma alla fine vince il divano. Perfetto. Bene, allora invece di porti come obiettivo andare a correre 10 chilometri, faccio per dire, potresti cominciare con forzarti un po' e fare una passeggiata. Fin quando la passeggiata comincia a diventare, a entrare nella tua abitudine, per poi andare a una corsetta di 5 minuti. Questo è un esempio. Quindi in maniera molto graduale, no Eleonora? Abbiamo capito. Assolutamente sì. Step by step alla fine. E penso che veramente questa è una soluzione. È una chiave di volta, ragazzi. La soluzione per dimagrire ci ha portato a Chiara così, perché è una conventional coach, quindi giustamente. Ma anche per esempio nello studiare, no? Inizi poco per volta. Cioè non devi spararti, esatto, che 100 esatto, pagine in un giorno, magari fai 20, 30, insomma piano piano. Si può fare, guarda che tutto si può fare alla vita. Guarda, sullo studiare molto spesso basta cambiare convinzione su ciò che significa studiare per te. Se a me non piace studiare, magari potrebbe piacermi imparare. E allora potrei sostituire questa cosa non semplicemente con il linguaggio trasformazionale, ma dare un significato diverso allo studiare. Quindi convincersi... che magari autoconvincersi che io sto imparando qualcosa di interessante, una cultura personale. Esatto, ecco. Esatto. Per esempio, guardate ragazzi, stiamo facendo degli esempi un po' così, senza sapere esattamente dove andiamo a parare, perché effettivamente ogni situazione ha delle dinamiche diverse. Però funzioniamo tutti quanti nello stesso modo, questa è una cosa bellissima, nella nostra unicità e nella nostra assoluta diversità, gli uni dagli altri, il nostro cervello funziona in un certo modo e funziona per immagini e ripetizioni. Quindi se noi andiamo a lavorare su questo, ecco che possiamo veramente cambiare i nostri risultati, perché andiamo a cambiare le nostre azioni, perché a nostra volta andiamo a cambiare poi le nostre convinzioni più profonde. Eleonora, tu ce l'hai qualcosa che vuoi chiedere alla nostra Chiara? Ragazzi, io ho avuto una consulenza privata ieri pomeriggio. Ma ecco perché è in silenzio, hai capito? È in silenzio e non parla perché lei già ha dato ieri. Sì, bravo, già dato anche un paio d'ore. Però ragazzi, che seduta che ci siamo fatte. Ecco. Tra l'altro voglio dire, io mi sono tolta un sacco di quesiti ieri con Chiara, la vedrò di persona perché abbiamo dei progetti insieme, lavorativi e non in comune, quindi non vi svelerò i dubbi che ho qui ai microfoni di Radio Vodò. Però voi, se avete dubbi, a parte che la trovate su Facebook come Chiara Zerbini, ha sia la pagina Facebook che il profilo privato, e poi lei sarà di persona qui con noi mercoledì prossimo, e quindi sarà tra l'altro in diretta 25 minuti con noi, e potrete farle tutte le domande che volete. Proprio quando non ci sono io. No, questo è un colpo al cuore spezzato. Questo è il destino infame. Veramente, cioè, c'è l'emoji, avrei messo il cuoricino spezzato. Niente, Chiara, è destino che io e te non ci dobbiamo incontrare. Ma vai a capire il destino cosa si riserva poi, quindi. Va bene, Chiara, in conclusione vogliamo dire qualcos'altro? Vuoi aggiungere qualcosa? Dici tu. Beh, guarda, posso concludere con un augurio. Auguro a tutti gli autori emergenti di trovare quel sistema di convinzioni dentro di loro, o magari aiutati,
affinché il loro libro possa essere veramente di successo. Perché comunque io amo leggere, non mi ricordo neanche se te l'ho detto ieri, Leonora, ma sono una divoratrice di libri anch'io da quando avevo 13 anni, 12 anni, il mio primo libro l'ho comprato a quell'età. E, la scrittura è un'arte meravigliosa perché apre la mente di chi scrive e apre la mente di chi legge. E, dobbiamo rieducarci alla lettura, perché la lettura è un viaggio meraviglioso nella conoscenza, nella scoperta di sé, nella scoperta del mondo. E veramente mi piacerebbe che ogni autore fosse veicolo di un messaggio di esortazione alla lettura, ecco. Quindi auguro veramente a tutti gli autori di fare quel passo in più per promuoversi al meglio e veramente diffondere le loro opere, i loro scritti, perché comunque c'è molto di buone in ognuno di loro, sono sicura. Io ringrazio Chiara Zerbini per questa meravigliosa conclusione, ma soprattutto la ringrazio perché mercoledì prossimo sarà con noi e per me sarà un onore, e soprattutto potrebbe essere una chiave di volta per voi, che le farete le domande, i dubbi, insomma. Dal punto di vista della vendita, Chiara è molto brava, soprattutto dal punto di vista del marketing, che so essere il suo campo. Quindi tutti gli autori emergenti che ovviamente vogliono spingere la propria opera, capire come scardinare vecchie concezioni, beh, seguiteci mercoledì prossimo, perché poi in realtà vi daremo anche una grande novità. Grazie Chiara per essere stata con noi. Grazie Leonora, grazie Federico e grazie a tutti. Grazie a te Chiara. Ciao, ci vediamo Chiara. Mercoledì prossimo. Ciao. Mercoledì. Ciao.